Allora, siamo entrati qui sopra, dopo aver fatto il nostro giretto, quindi siamo arrivati in questa dimensione. Abbiamo trovato una porta chiusa. Abbiamo detto, ok, va bene, facciamo tutto il giro. Abbiamo trovato un'altra porta chiusa. Abbiamo detto, ok, va bene, facciamo il giro. Abbiamo fatto una boss fight, siamo tornati indietro in questo posto. Abbiamo aperto la porta chiusa che c'era qua e esplorato questo, diciamo, questo posto. Dove la fantastica vecchietta che, diciamo, gestisce questo posto ci ha detto, guarda, questa non è nemmeno segnata qua. Strano, forse si sovrappone. Questo è davvero strano. Che tra tutti i ping non ci sia quello della vecchia di merda. Beh, ce ne faremo una ragione. Fatto sta che la vecchia di merda ci ha detto, guarda, qua giù nella casa dove te non potevi accedere prima, c'è una bestia molto pericolosa che si nutre dei sogni delle persone. Ovvero ti prende i sogni, li sostituisce con degli incubi e evidentemente si nutre di questa energia nel processo. Quindi per favore va e spezzagli il collo. Ok, per dirla in maniera molto poetica. Quindi noi che faremo? Andiamo là e gli spezziamo il collo. Cioè, semplice. Però che anche qua c'è un sacco di gente che rompe il cazzo. Da dove? Non c'è posto. Ok, è comparso un boss. Va bene. Ah, questo boss mi sta simpatico. Perché combatte con i locali. Si fanno male a vicenda, mi lava tanti. Mi Altre brutte notizie. lava tanti problemi di torno. Appena il boss arriva a schiantare lei. Entreremo in gioco anche noi. Ma fino a quel momento per me possono stare là a spararsi quanto vogliono. Se evidentemente qualcuno non la pensa in questo. Vabbè, quello era un headshot però. Lasciamo perdere. Sì, non mi sembri bello che è morta. Mi ha rompito i coglioni a me. Ci siamo. Non gli hanno fatto niente. In realtà il problema più grosso è questo. Perché questo bestione non gli hanno fatto niente. Sotto tiro!
Perfetto. No, non ci posso passare. Va bene. Proteggiamo i Dran. La borsa è piena. Andiamo avanti. Intrusi! Fermateli! Ho un consiglio. Resta a dormire. Anche se qua sembra un'area veramente movimentata. Lui aveva la priorità. Fermo del temprato, scarti. 143 scarti non sono male, eh. Qui sotto la sento. Non sapevo che sarebbero arrivati in massa. Dannazione. Ottimo. Non male. Non male veramente. Ci siamo. Qui dentro c'è della roba che non mi convince per un cazzo, in queste fogne. Vabbè. Come mi ha visto? Bingo. Farò tempo per due godo. Destra o sinistra? Beh, a destra mi sa che c'è qualcosa di spaventoso. Mi sa che andrò a sinistra per ora. Anche se qua c'è sicuramente un... Wow. Beh, no. Sinceramente non me l'aspettavo. Attraversiamo sta nebbia. No, non sono andato nella casa di là dove ci sono
dove c'è quella che penso essere il boss dell'area. Tra virgolette l'ho skippato. Avanti, posto. Ok, siamo tornati indietro. Non un buon presagio. Te che cosa sei? Un tomo? Boom, 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 boom. Non me l'ho crittato. Se critto vanno giù, eh. Forse un boss? Molto male. Molto male. Ok, il terzo colpo di fila. Non me l'aspettavo, mi dispiace. Sì, devo andare di qua. Però prima di andare avanti. Caratteristiche. Ripristino, aumenta la rigenerazione della resistenza. Wow! Bellissimo. Fortissima sta caratteristica. Sì. Quindi adesso la resistenza ci sale più rapidamente. Ottimo. Fondamentale. Un checkpoint, ottimo. Di nuovo. Oppa. E così siamo arrivati alla villa, eh? Mi sa che l'unico modo di entrare sarà passando da questa scala. Ehi, roba verde e roba viola. Interessantissimo. Va vedere. Radice sanguigna. Cassaforte di ferro. Scatola di munizioni. E una serie di punti di domanda. Direi che. Entriamo. Anche se qualcosa. Appunto. Cosa mi dice che devo fare estremamente attenzione ora che sono qua, sai? Cosa diavolo sta succedendo qui? Chiusa. Beh, non prometto niente di buono. Questo è poco ma sicuro. Va bene, fatti sentire. In attesa. Che cosa avrei Ehi. dovuto fare? Non mi permettono di avere un'arma. Come faccio a combatterli? Sei uno di loro? Quindi sei uno di noi? No, Igor. E demoni. Non è Hello andato. from the other side. Non Che andava il cosa avrei bot, dovuto non fare? andava. And listen. Come va, Igor? Tutto bene?
Abbi pazienza, ma stanno succedendo cose super interessanti. Li ho E visti. era Chi un sono gli po'. intruderi? Non dovrei essere qui dentro. Non ci parlo più con te. Quanti denti? Non ricordo. Ma che diavolo? Dentro solo pochi di noi sono malati di mente, sai? L'ambulante sdolcinato. What the fuck? Ti sei in piedi? Ho appena finito di mangiare. Cos'hai mangiato di buono? Hi Linda Hollis 3150. Come stai, scammatore di chat? Io tutto bene, grazie, tutto bene. Dai, ho ritardato nella risposta di quanto? 30 secondi? Forse un minuto. L'hanno visto anche loro. How your day going? Che stanchezza. Sì. Fine, thank you, Linda. How are you? 10 minuti. Sì, 10 minuti, no, è impossibile. Possibilissimo. Ci aiutino, sto dormendo. Ah, ma è proprio quello che diresti. Hai Linda GRRRRRR. Qui, sì, sto dormendo ed è già qui il mio cervello. Però non ha bisogno di ingannarmi, vero? Se stessi dormendo, lo saprei già. Già. Lo saprei già. La tessi. Ci svuota e ci lascia morire. Ti mangi i sogni? Creatura da incubo? No, no, perché non crea gli incubi, vero? Lei ce li lascia e basta. Divora tutto ciò che c'è di buono, lasciando solo gli incubi. Non c'è via di fuga. Oppure c'è, ma nessuno l'ha trovata. Nessuno, a parte un tale Orval. Orval? Fortunello. Chi è questo Orval? C'è un modo. Orval. Sì. Orval. Era solito sgattaiolare via di notte, quando le infermiere dormivano, per andare nell'attico e fare i suoi disegni. Vedi, Orval si era convinto che se avesse disegnato una porta, questa sarebbe stata reale. Ho pappato l'uovo strapazzato dentro la panne con una sottiletta. Ehi, 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 ehi. Fuori da qui. Ti ho visto. Gli abbiamo detto che era pazzo. Non si svappa. Come se non lo avesse già saputo. Ma ora è sparito, vero? L'ha fatto. L'uovo strapazzato dentro il pane con una sottiletta. Cena dei campioni. Vogliono farti credere. Ma questo è un dialogo importante. Sì. Non c'è modo di uscire da questo edificio. L'edificio non è solo l'edificio, capisci? È il sistema. Puoi uscire da queste stanze, ma sarai ancora nell'edificio. No, no, no. Orval ha trovato la sua porta, la sua strada. È l'unico modo per sfuggire al sistema. L'unico modo per essere. Fidati di me, fidati di me. Orval è uscito. Non ho mai visto le infermiere così spaventate. Ah, sì. Si è ammazzato. È uscito nell'unico modo possibile. Per forza. È una creatura. Viene quando dormi. Si nutre dei tuoi sogni, delle tue paure. Ti risvegli svuotato, come una casa di pietra bruciata dalle fiamme. Ma potrebbe ucciderci. Sì, potrebbe ucciderci in qualsiasi momento, capisci? Ma non lo fa, perché siamo il suo nutrimento. Ho capito, è una bestiaccia. Vita, ma solo per un po', così può nutrirsi.
bene liberarsene. Capisci? Non prendiamo più i farmaci. Ci tagliamo, disegniamo sulle pareti o facciamo qualsiasi altra cosa pur di non dormire. Gli infermieri dicono che è tutto nelle nostre teste. Tutto nelle nostre teste. Nelle teste di tutti. Lei ha cenato. I pazzi siamo noi. D'accordo. E non dormire, capito? Non ti preoccupare. Sì, ho cenato. Ho mangiato gli avanzi del pranzo, ovvero un po' di pasta al ragù riscaldata e un avanzo di bistecca che avevo fatto oggi a pranzo. E poi come contorno ho fatto del cavolo viola bollito. Fatto in padella con olio e acqua. Ho fatto sfricolare un po'. Ho mangiato con un po' di pane. Buona. Sì, sì, no, no, non male. Rumori dal basso. Però senti, fermi tutti. Non siamo al sicuro qui. Devo giocare a sto gioco? Giochiamo a sto gioco. E così Orval è andato di sopra. E in qualche modo è riuscito a vincere questa cosa. Vedo che le piace cucinare. Sì, 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 a me piace un sacco cucinare. Ovviamente nessuno di queste cave funziona. Bastardi. Beh, se sopra dove questo tuo fantomatico amico non possiamo andare. E questa scrivania non è finta. E non lo è. C'è solo una cosa che ci rimane da fare, no? Ovvero entrare e sparare a qualsiasi cosa che si muove. Via. Pum. Pam. Pum. Pam. No. Prendiamo questo. Si apre? Non l'avrei mai dicciuto. Nice. È uno shortcut. Per dove? Ma rema maiala. Ok, diamo un'occhiata in giro. Andiamo da questa parte. Scarti e ferro temprato. I miei preferiti. Ok. Pensavo che tu fossi quella persona che in cucina causa 3 svariati incendi. No, in realtà sono il cuoco della casa. Il massimo esperto di cucina. Si apre? No, peccato. Barricata. Vedo un cazzo. Povera famiglia. Registro di ricoveri. Okay. Cosa hanno fatto meritarsi tutto ciò? Quanti sono però? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sono... è una cosa che... Io sono fermamente convinto. Se alle persone piace mangiare, in un modo o nell'altro impareranno a cucinare. Cos'è? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui ci sono 9 pazienti. E là invece si parla di 6 ricoveri. Questo sì che è strano. Io cucino quando non ho niente da fare. Sì, ovviamente. Anch'io se c'è mia madre in casa e cucina lei, non è che mi metto a fare lo schizzinoso. Però se ho fame e ho voglia di gusti particolari, chi ha per culo e mi cucino da me, capito? Ma ti sparerò un giorno, ombra di merda. Il mondo è cambiato. Bro. Non li vede nessuno.
non sei di queste parti. Anche la tua casa è cambiata. Ok. Quel cazzo che si apre. Alla Benedict. Su, su. Un nuovo. Non ho idea di come si faccia nuova alla Benedict. Non ho idea proprio di cosa sia un nuovo della Benedict. Ah. Ma tu pensa. Che bestia ci sono. Uovo cotto in acqua. Uovo cotto in acqua. Ma cos'è, un uovo in camicia? Tipo l'uovo in camicia, se non sbaglio. Pensa a qualcosa. ASP, che cerco, mi hai fatto venire il dubbio. Nabbo. Non ti addormentare. Non è sicuro. Nice. Ci sarà una boss fight con roba che esce da queste finditure. Sono piuttosto sicuro. Ma scusami, mi scusi. È un portale questa roba. Non ci... Avevo ragione io. Ti è. Fantastico. Altre brutte notizie. Ma finché sono... Una boa chia popì popì. Stanza segreta. Oh. Dispositivo elettrico. Sembra forte. A me, a me. Bella Devastator. Hai trovato anche giocare a The Finals. A me danni elettrici. Wow. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Sogni, incubi, sogni. Poi niente, dolore, niente paura e niente. Capisco. Va bene. Bello The Finals. Insomma. Preso fatta ma partita ed eliminato subito. Siamo in due. Vabbè, mi ha aggrato in una maniera allucinante. Schivare non ha... Non è servito a niente. Senti, The Finals è un gioco interessante alla fine, perché vuole ricreare le meccaniche, il feedback di gioco di Call of Duty in un qualcosa che posso assimilare a un... Teoricamente, filosoficamente, ad un Apex Legends. C'è Ventuccello che ci gioca. Eccoli che arrivano. Il piedino. Ma lì come ha schivato? Del mio cuoricino. Fluscino del mio cuoricino. Vai. Ma come sono forte. Lascialo la gode. Vabbè, per essere un free to play è ciò che più si avvicina. Maiale, meno male ho schivato di React. Di Predict, scusate. Per essere un free to play è veramente ciò che più si avvicina a Call of Duty. La dottoressa Morrow. Chi sei? Hai visto la dottoressa Morrow? No, non l'ho vista. La dottoressa è sparita. Spero che stia. Ma ste bagasce con la veste da notte che hanno. Caramelle? Abbiamo un intenditore qua. E questo cos'è? Statuetta di pietra intagliata. No, la Madonnina! Fammi vedere la Madonnina. Porca miseria.
Una scultura appena abbozzata che sembra quasi riproduzione confusa di qualche brutto sogno. Si direbbe che l'artista abbia lasciato incompiuta per la frustrazione, forse perché incerto su come procedere. C'è inciso qualcosa? Un indizio? La Madonnina. La Madonnina è importantissima. Ma non sono la dottoressa Morro. Beh, una headshot. Non sei morta? Uè. Boh, è doppia schivata per tirare giù quell'affare. Sembrano infermiere. Sì, sì, sono le infermiere. Cosa abbiamo qua? Scatola di munizioni, ottima. Oh shit. Lo so che non ci riuscirò mai. Da dove arriva la voce? Sei in una clinica. Sì, sono nella clinica di Josefka. Da dove arriva la voce? Da sotto? Mi sa che questa è la mano. Mi sa anche a me. La teralamina evidenza i cambiamenti lievi nel paziente. Anche secondo me. Il paziente 183, la quantità oculare aumentata e battere accelerata. Ancora nessuna risposta agli stimoli vocali. Suggeriscono aumento del dosaggio, sorgente bla bla bla. Ok. Paziente 47 ha avuto un'altra crisi. Suggerisce 2 generi di terapia elettroconvulsante. Così. Elettroconvulsivante. Minchia. Dopo ogni attacco. Ridurre previamente il dosaggio di Trospiral. Wow. Bisogna formare Levin personalmente di questi cambiamenti, al vizio di dimenticarsi delle istruzioni scritte. Ops. Ieri sono state somministrate dosi improprie a diversi pazienti, in alcune addirittura terapie sbagliate. Un paziente ha avuto bisogno di una lavanda gastrica, non siamo certi che supera effetti a lungo termine. È la terza volta questo mese, quindi Levin è stato licenziato. Anche il resto del personale sarà sottoposto a una rigida verifica. Dovrà stabilire un regime più rigido per la somministrazione dei medicinali. Metodo meticolosità devono essere il nostro ordine, altrimenti non possiamo sperare di riabilitare i pazienti. E anche nel caso in cui sanarli risulta cioè impossibile. Sì, è bellissimo. E potrebbe essere il caso di molti nostri pazienti. Dobbiamo, per quanto sia tedioso, annotare meticolosamente farmaci, dosi ed effetti. Anche se pazienza senza speranze, ciò che apprendiamo tentando di curarlo potrebbe permetterci di salvare qualcun altro in futuro. Giuro, se non fosse per me, questo posto diventerebbe presto solo una prigione per infermi, e tra questi ultimi includo anche il personale. Wow. Numerosi pazienti sono completamente usciti di senno. È stata una giornata di crisi, storie e manie. Gli attacchi di demenza sono decuplicati e l'area di isolamento è diventata piuttosto turbolenta. Molti pazienti dicono cose senza senso, che banda è cambiato tutto, e inquietanti avvertimenti su mostri nascosti nell'ombra. Persino alcuni dei pazienti catatonici più assenti hanno mostrato segni di inquietudine. Devono aver ricevuto i medicinali spagnati, se non peggio. Devo interrogare il personale per scoprire chi sia colpevole e poi punirlo in modo esemplare. Sono sfinita, ma anche euforica. Dopo giorni di domande serrate e indagini, credo che non sia stato alcun errore di somministrazione di farmaci. Piuttosto, credo che recentemente di episodi problematici sia dovuto a una specie di isteria di massa che ha coinvolto tutto il manicomio. Siamo in un manicomio. Ma che cosa poi ha provocato una cosa del genere? Ho annunciato il blocco temporaneo della somministrazione di tutti i farmaci come esperimento. Sarà interessante vedere come si evolverà questa isteria. Sembrerebbe che l'isteria non sia circoscritta solo al manicomio. Abbiamo ricoverato diversi nuovi pazienti, tutti con sintomi simili. Ma poi ieri è arrivato un calzolaio che diceva di essere in missione per sconfiggere il male. Lo stiamo sottoponendo alle temperature con il Dorzepine, un farmaco sperimentale. Il nobile collegio di psichiatria si riunirà la prossima settimana per discutere di questi fatti. Purtroppo sono stata assorbita dal mio lavoro, che non sono qualificata per parlare di ciò che sta accadendo tra la popolazione locale, ma posso garantire che anch'io avrò i miei dati e le mie domande. Provo un certo disagio. Le sfuriate dei pazienti mi stanno turbando molto più del dovuto. Non si è giunta alcuna conclusione sull'isteria, né quindi al nobile collegio. Devo documentarmi il più possibile, ma è difficile. Il personale ha cominciato a malmenare pazienti che parlano ad alta voce di ciò che vedono. Non è gente affidabile, quando mai lo è stata. Ma anche io a volte fatico a mantenere il controllo. No, devo ascoltare e documentarmi. Ci sono alcuni temi ricorrenti delle farnificazioni dei pazienti, anche se integrando tra loro potrebbe essere influenzati a vicenda, parlando di mostri, esseri malvagi e di una creatura in particolare che chiamano testi tenebre. Devo ammettere che la descrizione che danno di quest'ultima figura mi affascina particolarmente, ma non saprei dire perché. L'ho vista.
Il personale non deve scoprirlo, non deve. E buttalo nel Mi è venuta mi è venuta a trovare in sogno proprio come dicevano i pazienti. Devo parlare con loro, si scopre di più per sì, per scoprire di più, per documentarmi. Devo sapere di più su di lei, la testa tenebre. Finito. Della cassaforte, neanche l'ombra del codice. Non è assolutamente così. È sotto. Anyways, giusto per essere sicuri. Alleluia. Qua c'è una porta che non si apre e sti cazzi, quindi devo andare di sotto. Gianni. E per andare di sotto devo andare di qua, che l'avevo azzeccata la prima. Non ricordo. Ciao. Questa era chiusa, vero? Sì. Non ricordo. Ovviamente. Ma sei sempre te! E hai sempre poca vita! Wow. Ma poi come ti permetti di pusharmi sulle scale? Cioè, che ti credi adesso? E... wow. Ho crittato due volte quella. Perché fuori. Non può? No. Classista. No. Merda. Classista. Perché classista? Cosa abbiamo qua? Cosa ho detto? Un antidoto. Bro. C'è chi ha paura dei sogni, ma non sapere è molto peggio. Sei quello che ha più segno qui dentro. Cosa sono? Povero mobbino. Non me lo ricordo. Voleva solo darti un abbraccio. Già. Sono rinchiusa per l'eternità e poi ho buttato la chiave. Il mio personale mi ha rinchiusa qui dentro, come se fossi una paziente qualsiasi. A dire il vero, wow, non pensavo che fossero capaci. Non importa, è quasi una fortuna. Almeno ho il tempo di completare questa dannata scultura. Cosa stai scolpendo? I miei sogni. La testa tenebre. Ah, quindi quella che ho trovato era una testa tenebre. Nutre di me, riesco a vedere i suoi lineamenti con chiarezza. Quando mi sveglio, però, svaniscono come un respiro nell'aria invernale. Ne ho scolpite diverse versioni, nessuna delle sculture era accurata, ma sospetto che la loro gestalt potrebbe risvegliare i miei ricordi. Ahimè, le ho perse tutte. È il momento di dargli la Madonnina. Quanto tempo fa? Qualcosa di mia proprietà. Cielo, sì, grazie, straniero. Non dimenticherò questo. Lissimo! Quelle infermiere incompetenti me l'hanno strappata dalle mani quando hanno cercato di zittirmi. Esattamente. Che bello sto dettaglio. Per così tanto tempo. Sì, è bellissimo. Che le sue farneticazioni fossero semplici allucinazioni. Ma dopo aver visto la testa tenebre. Beh, è stata una fonte di conforto indispensabile. Sono felice di sapere che le infermiere non abbiano rinchiuso anche lui. Ok. Dovresti. Odiavo che nei altri sims quando si davano gli items scomparivano de botto. Su Remnant anche nel primo non succede questa cosa. È fatto bene. Ah, non riesco a dirlo quanto è fatto bene. Guardalo manco è nella ciminiera. Hey, siamo nel posto giusto. C'è sempre il nostro amico? C'è sempre. Bro. È fatto bene. Perché? Capa. No. Bro, tranquillo. Sta arrivando.
preoccupare. Ci penso io. Certo, io mi avvicino. Innanzitutto si apre lo shortcut. E che cazzo. Direi che è il minimo. Ah sì, eh? Devo per forza cadere in trappola, eh? Io mi ci avvicino di lato. Che cosa abbiamo? Un'altra Madonnina. Fammela vedere subito. Questa è più dettagliata. Ottimo. E qui cos'è che dice? Oh mia bella Madonnina. Chiave del terzo piano del manicomio. Simulacro? Questa è molto più femminile, la trapareva al massimo Giuseppe. Porca troia. Sì, ok, sei un fenomeno. L'abbiamo capito tutti. Che cattecoi. Oh, tankerai, ma a un certo punto dovrei anche pure andare giù, eh. Forza. Momento giusto per curarsi. Vabbè, boss facile. Finché non curva. Mi attira a sé. Merda. Mi devo curare. Ci sta a finire le pallottole, eh? Mamma mia. Nice. GG. Ok. Ok. Va bene. Figa la sua arma. Chiave del terzo piano del manicomio. Top. È figa, è figa. È una bella motosegona. Sì, a questa ti dico che queste statuine mi ricordano molto lei. Le infermiere. Ehi. Il ferro. Cowboy Streamen. Cowboy Stream. Cowboy Stream è una ricompensa molto particolare che richiede molti punti canale. Beh, che faccio? Quelle sono le infermiere Lastura, se noti sulle spalle ha delle bombature. Mm-hmm. Ho visto anch'io. Non mi sfidare. Andiamo sul terzo piano della clinica e vediamo come lui è venuto fuori da questo bottino. Però prima ispezioniamo la chiave. E che magari c'è scritto il codice della cassaforte sopra. No. Va bene. Ripa lei, ma ho capito che posto è. Sì, è la clinica di Josefka. Un po' l'avevo visto sto gioco. L'hai visto un po' sto gioco? Mm.
Ah, non so cosa siete, ma penso che vi sparerò senza farmi troppe domande. Good luck. Sì. Sì, ho capito, te. A un certo punto smetterete di spawnare. Ce n'è ancora un altro. Forse sull'altra statua Boom. C'è un codice. Vabbè. Te sei diverso, eh. Te sei armato. Sono dei tritoni, tipo. Non mi sembrano essere appartenenti a questo mondo. Ok. Da te, da dove sbuchi fuori? Caricami, caricami. Boom. Un'altra statuetta. Mi ricordano i mob su Resident Evil 8, quelli che trovi al castello della Lady. I mob. Ah, ma qui abbiamo la porta che ha utilizzato il tipo. Puoi vedere? Questa è ancora più dettagliata. Queste decisioni rimane una senza di sicurezza, ma anche di stranezza, come se l'artista stesse cercando di evocare emozioni non sono ricordate a malapena. Direi che sti cazzi. Cosa abbiamo qua? Chiave della cella. Mamma mia. È il momento. Quella conduce all'interno palese. Sì, per forza. Sono curioso di capire dove conduce la quella ragnatela che abbiamo qua sotto. Il mondo è cambiato. Questa è chiusa. Però non abbiamo ancora la chiave. E la chiave della cella? Qualcosa di disegnato, qualche numero. Questo qua, sono curioso di sapere dove porta, però non è il momento. Dannazione, non è assolutamente così. Bro. Sei di nuovo tu, straniero? Nessun altro è mai venuto a controllare le mie condizioni. Porca miseria! Hai trovato un'altra scultura? Sì. Dai le statuette. Una. Dimmi che fa un'altra animazione. Così simili, non è vero? Così simili, eppure così diverse, come i molti aspetti della tessi tenebre. Molti aspetti. Ora ricordo. Ah, il piccolo ambulante sdolcinato dormiva e sognava. Una bocca dentata, scie di veli anneriti e una luce spietata. I denti di rame lucenti rimossi da 9 pettini scartati, sette foglie ingiallite recise da un tomo dimenticato. Quindi il piccolo ambulante sdolcinato dormiva e sognava di avere paura, ma una volta sveglio non ricordò nulla, a parte la notte fredda e scura. Suppongo che non abbia molto senso, ma è quello che stavo cercando di ricordare. Sensazione che mi lascia la tessi tenebre più che il suo aspetto. Grazie, straniero. Figurati. Ti serve qualcos'altro? Aspetta, tu sei... Era la tessi tenebre.
statuetta di pietra della Tessi Tenebre. Un volto terrificante. Ma uno di quei tritonacci brutti. Che sarebbe quello che la dottoressa ha visto in sogno? Ma soprattutto, mi puoi dare quei cazzo? Potevi farle altre domande. Potevo farle altre domande, ma era tutta roba scontata. Guarda quante statuine. Ti assomiglia. Hai visto? Ma di chi fosse? Questa cassaforte non l'apriamo mai. A meno che non entriamo qui dentro. Mi sa di trappola in una maniera allucinante. Non mi fido. Prima voglio leggere l'ultimo indizio che abbiamo. Nel senso, potevi domandargli chi fosse o cose così. Ah. Non mi interessava la sua risposta. Però tu dici che è morta. Non esplora bene KK. Invece sì, esploro bene. Non è che mi posso mettere a fare tutti i... Buonasera, i discorsini lì, di tutti i cosini lì. No, uno gli fa quello che pensa che sia giusto fare in quel momento, come in un film. Se qualcosa rimane celato, fa parte dell'intrattenimento, capito? L'esplorazione non è completismo, l'esplorazione è l'esperienza. E qua c'è un libro che lei skipperebbe allora. Bella Tom Croy. A impressionarmi di più sono le urla. Dovrebbe essere un ospedale o sbaglio? Un ospedale con la gente urla così. Ma devo tenere la bocca chiusa. Ho un lavoro, cosa che un sacco di gente non ha la fortuna di avere. Beh, cos'è l'Italia? E la mia famiglia ne ha davvero bisogno. Devo tenere la testa bassa e pensare alle temere curando... E pensare a tenere curato il giardino. Niente di più. Oggi, mentre stavo sistemando il giardino, ho rilevato una delle loro sessioni di terapia di gruppo. Una vera cretinata, detta sinceramente. Metà dei pazienti è troppo imbottito nei medicini per capire cosa stia succedendo. L'unica cosa che fanno i dottori è chiedere al turno se hanno avuto degli effetti strani e cose così. Non ne vedo l'utilità. Boia maio. L'unica cosa che fanno è dare delle medicine e prendere appunti. Ti metti a leggere parola del libro e Anna Beach che ti dice pure chi era il tuo datore di lavoro e moschi pgni. Per forza. Ma non posso dire nulla. Non voglio perdere il lavoro o peggio. Comunque sia, non sono dottore. Quelle che sto l'ho scoperto vivendo. Chissà, magari le medicine potrebbero aiutare davvero la mia bambina. È anche vero che non fa del male a nessuno e che riceve più cure che chiunque. Ma da forzato. In questo posto senza di lei. Nel giardino è venuto di nuovo a mancare la luce. Finalmente ho scoperto cosa significa e perché si sentono sempre quelle urla. Praticamente torturano dentro il manicomio. Non posso lasciarli uscire perché potrebbero fare del male a qualcuno, dicono. E loro cosa stanno facendo? Comunque sono comunque delle persone. E questo è fare del male. Ha ragione. Oggi è arrivato un nuovo paziente, particolare come mia bambina. Problemi a parlare, rumori strani, latrati, mani che non stanno mai ferme. Ma non per questo sono malati, sono solo diversi. Il paziente è prima di tutto un bambino, un figlio. Chi l'avrà incastrato, mi chiedo? Una società che dice di preoccuparsi per lui o una famiglia che dice di amarlo? Oggi in giardino sono incappato nella dottoressa Morrow. Mi è passata accanto come se nemmeno fossi lì. È uno dei vantaggi del mio lavoro, devo ammettere che nessuno fa casa al giardiniere. Meglio così, l'ultima cosa che voglio è che la dottoressa Morrow si interessi al mio lavoro e alla mia famiglia. Ieri è passato qualcuno a casa, qualcuno dal manicomio. Non ha trovato nulla, me la sono fatta sotto. Mi prendo dei giorni di permesso quando mia figlia ha una crisi. L'avranno capito? Altrimenti perché dovrebbe importargli di cosa faccio? Non me la porteranno via, questo è poco ma sicuro. Forse la mia bambina non avrà quella che chiamano una vita normale, ma di certo finché potrò le farò avere una vita migliore di quella migliore che posso darle. Col cavolo che là... che la faccio venire in questa casa degli orrori. Dovranno passare sui miei cadaveri. Forse è per questo che sono così, che sto così vicino. Wow. Ancora nessun codice per aprire quella maledetta cassaforte. Non ne ho trovati veramente punti. Però qua cassa? Mi sono perso una cassa? Al piano superiore. Senti, al piano di sotto in quella ragnatela non ci voglio entrare. Li ho visti. Li ho visti. Mostri e demoni. Che bravo lettore, la prossima volta più enfasi, però bravo 8 su 10.
Più enfasi, no. Troppa enfasi stroppia. Sono mia sabato. Lo scemo. La cassa! Ta-da-da-da-da. Ferro temprato, god. Qua ci siamo già stati. Più alla Maria Sofia. Qua abbiamo già fulcherato. Qualcuno sta iniziando a ridere maniacalmente. Entriamo nella porta. E sotto quella cosa, quella trappola, palese trappola di ragnatele, per me può rimanere lì. Perché va bene essere scemi, però insomma. Eccoci. Catapultati in DS2. Immagino che si torni indietro. Diamo una caratteristica al ripristino. Certo. Ma ando siamo. Anfore, panchine. Ferro temprato. Ottimo. Non mi piace affatto. Neanche a me. Beh, credo proprio che sia il mondo da dove vengono quei cazzo di tritoni. O sbaglio? Usano delle candele, delle panchine, delle anfore. Di sicuro è una civiltà che conosce l'arte. Una civiltà che è abbastanza intelligente da creare dei posti di riposo. Perché no? Perché no? Perché non posso riposarmi al checkpoint? Oh. Ma lo sarò domandando a me. Che ti sembro Alberto Angela? Alberto Angela. Ma te guarda. Cos'è sta roba? No, 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 no. Che ti sciacqui il viso? Impazzito! È impazzito! Che è successo? Ora che te lo devo presentare, devo esplorare il manicomio. Cosa ne pensi della torta dell'Ikea? Voto 0/10. Ma che è Harry Potter? Stranissimo. Ma perché mi sono sciacquato il viso? La torta dell'Ikea non l'ho mai assaggiata. Ho assaggiato soltanto le girelle, quelle alla cannella, che sono estremamente buone. Hai finito di montare la scrivania? Perché Tom Croy giustamente ha preso la scrivania all'Ikea e di conseguenza si è fermato a prendere la torta. Musica? Dove siamo? In Code Vein? Ah no, scusatemi. Siamo in Elden Ring. Materasso e rivoluzione. Boia. Beh, mi sembri amichevole, forse. Winx, la tua mano nella mia più forza ci darà e poi incubi creeremo Winx. Smash! Continui a sorprenderci. Ti saluto allora e ti accolgo nel regno dei fei. O in ciò che ne rimane. Io sono il fuoco, artigiano, veggente, dea dei fei e consigliera dell'unico per me. O almeno. Eppure è un mio dono vedere cosa non si può vedere e forgiare ciò che. Allora, alla Skingala sia per le tette 10000 kill. Possibile.
sono affari miei. Sto giocando a creature potenti di tutti i mondi, hanno qualcosa di cui ho bisogno. Non serve l'anima che cerca risposte. C'è stato un altro, un abitante di questi regni intrecciati. E la risposta che gli ho... Pare un angelo oscuro figa. È la stessa che adesso offro a te. Cine! Sei un animale al pascolo, una preda agli occhi di una creatura che non ha eguali. L'un tempo magnifica desiderio. È così. Anche lui aveva questo odore intenso. Non c'hai in tua madre capa. Potrebbe non venire boia a cercarti ora, ma prima o poi lo farà. E quando ti troverà, non sopravviverai. A meno che non sia tu a darle grazie. Stai scherzando? Porta il cuore di una delle sue ultime vittime nel suo regno e uccidila prima che inizi la caccia. Il cuore? Potrebbe essere proprio il genere di creatura potente che stai cercando. Spogliarello. Posso farti raggiungere i suoi terreni di caccia. È l'unico aiuto che ti darò, anche se complicherà la tua impresa. Una dea, Estradio. La dea eterna dei sogni, amata e beatificata da tutti i figli. Quando il nostro mondo è stato stravolto, lei ha subito la stessa sorte. Siamo tutti perduti in questo regno. Cerca il suo libro. Sarà un luogo di incalcolabile strazio e sofferenza. Di certo devi averlo già visitato, a giudicare da quanto intensa è la sua traccia su. Fai attenzione. È un luogo governato dal caos e dalla distanza. Ma nel labirinto? C'è molto. Che cazzo coi? Tada che? Però non c'ho il cuore di una vittima. Ah, i suoi territori di caccia è questa città, letteralmente. Ok. Parla italiano, che sono quei versi mistici. I versi mistici sono un una lingua in codice per determinati spettatori. Potresti definirlo ermetismo. Cani di merda. Come schiva. Ta, proiettili nel culo e fine. Stasera ci stanno Jake e Stovi. Stasera. Yako non mi ha risposto, ti dico la verità. Però ci vado a fare la lezione per casa. Perché in queste vacanze non ho fatto un cazzo. Quindi non so se effettivamente verrà oppure no. Stovini invece mi ci sono confrontato poco tempo fa. E mi ha detto che stava tornando via dal lavoro ed era sfatto. Perché pochi giorni fa... Mi sento escluso dalla comprensione di tale linguaggio mistico. Perché pochi giorni fa era lì che stava sbrosciando anche l'anima e adesso è tornato a lavorare, quindi diciamo non è il top della forma. Quindi stasera probabilmente giocherà un po' a The Last of Us, non è ancora live ma ci andrà. E penso che in questo momento sia a cena. Non sono sicuro del fatto che venga online, però chi vivrà vedrà. Per quanto mi riguarda, comunque sono aperto a venire su For Honor, su Fortnite, in qualsiasi momento, Tom Croy. Ok.
Vabbè, se vuoi dimmi tu, non certo. Ti obbligo di certo. No, se te lo dite perché mi fa piacere fa due partite. Oh oh oh. Ma dove sparano? Eccolo il maialone. Marimma. Sai che quel pezzo di merda sta facendo il giro? Te lo dico io. È fake della fica ed spara ai cani. No, allora, maggiore di sparare cani non c'è niente. Dai, 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 dai. Porta la tua madre. Mai investito un cinghiale? No, non ho mai investito un cinghiale, per fortuna. Perché quando investi un cinghiale fai almeno 800 euro di danni alla macchina. E non hai detto che tu lo ammazzi. Cioè, è più una sfortuna che una fortuna investire un cinghiale. Per carità, poi speronare gli animali ha sempre il suo fascino. Penso. Non se hai un Ram 500. Magari con un Ram 500 no. Ok, ci siamo. Ferro. Temprato, anche meglio. Qualcosa lurca. Cane di merda. Laggiù c'era qualcosa. Non mi sfuggirai. E ok. Cane di merda va fatto fuori subito. Vabbè. Ma secco veramente? Boom. Ottima falciata. Strani qui da dietro? Guarda sto stronzo. Dove? Sì? Forse è il contrario. Oh mio Dio. Diavolo è quell'affare. Beh, anche se non mi incasso tutti i colpi sulla cosa. Anche no. Mi sta arrivando qualcuno alle spalle. Puttana! Schivano avanti come pro. Oh, pallottole. E? C'è qualcosa che non va in questo posto. Mi sa anche a me. Anche se devo dire. Anche se devo dire che io avevo trovato una porta di là. Chissà dove mi conduce. Ok.
Ok. Vi conosco senza assolutamente un cazzo di niente. Sento dei rumori molesti. Questo è un cane. Te lo dico io. C'è un... E... Ah. Spero che c'era qualcuno. Qua. Qua c'è una porta, subito, Pam. E qua? Una gabbia. Questo posto è veramente strano. Non so che fare, non so se andare alla porta o alla gabbia. Penso che andrò alla gabbia. Giusto, giusto perché ho clearato tutto questo spazio. E perché diciamocelo, questo posto non mi convince. Gabbia. Credo che questa gabbia sia, appunto. Un ascensore. Un ascensore che non funziona. Suoni la chitarra. Suono sia la chitarra che il basso. E penso che l'unico modo per andare avanti in questo posto sia ripristinare la corrente elettrica. E poi salire in cima a questa torre. Va bene. Certo. Quindi proseguiamo. Ok. Calmo però. Qui abbiamo una via a destra e una via a sinistra. Figo io il pianoforte, ci manca solo la voce. Purtroppo non so pezzo di merda. Ma sono suini, non sono cani. No, mi dispiace. Dove vado? Vado di qua? Qua si ramifica, eh. Qua mi sembra una dead end. Andiamo da questa parte prima. Per canta non guardate me capa. Maremma maiala. Accidenti. Chi è che mi tiene sotto tiro? Stavo per menzionarti. Stai per menzionarmi? Wow. Ah no, Tom Croydish. MMM, potremmo chiedere alla megadea delle galassie. Oh cazzo. Mica te. Egocentrico. Pam pam pam. Senti, questo coso che sta combattendo contro loro. Lo sapevo che era un pezzo di merda. Oh mio Dio, mi ha quasi instant killato. Ti guarda. No, non ho potuto schivare, terribile. Chissà se passa il colpo. Ho finito colpi! Mamma mia. Va bene. Boss?
Sì, hai visto anche il dottor cazzo. Guarda che merda. Schianta un po'. Beh, ormai continuiamo fino in fondo. Magari c'è qualcosa. Assolutamente no. Saliamo sopra. Queste strade le abbiamo viste più o meno tutte. Qua sopra forse c'è qualcosa. Yes. Ottimo ferro temperato. Potevo andare lì, eh. Vabbè, ci andremo dopo. Eccessivo. Ehi, 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 che è sto casino? Vabbè. Non mi piace. Priorità schivare quegli affari, eh. Non so cosa sia, ma non ho intenzione di farmi colpire. Potere del fuoco. Lo perria? Non ho capito. Sì, ok. No, non vi ci mettete. Anche voi, porco dissi. Beh! Ok. Boh, mi ero levato dei coglioni, parecchio. Cazzarola. Mi sembra di essermi levato particolarmente dal cazzo. Sei stato violato. Boh, hai visto? Nel profondo. Mi piace come ragioni. Da giù, prendeteli. Fammi salire le sca... Mi sciotta. Sciotta. Ciao. Diamoci tutti una calmata, grazie. C'ho dietro. L'ho sentito. Sente. Questa è un'ottima posizione comunque per controllare.
Qualcuno sta combattendo. Ciao. Scendi e fai l'uomo. Scendo, scendo. Ciao. Tanti saluti. Scarti, top. Cane di merda, lo sapevo che eri un problema. Silenzio. Silenzio. Sì, io ne ho tre. Ok, ho esplorato tutto qua. Non è comparso il boss finale. Ok. Sentito. E questo? Wow, wow, si livella. Maiali di merda. Ok. Questo rumore non mi è piaciuto. Mi prende le pallottole, va? Ricarichiamo anche le armi. No! Cazzo! Giro, giro tondo! Casca il mondo! Casca... Oh. Il ginocchio di Achille. Ora il tallone. Ora il tallone. Non posso portarne più. Nice. Allora, tutto questo circolino mi sembra di averlo fatto. E Daddy, qua che si procede? Okay, sì. Ripeto, per fortuna non è comparso il boss definitivo. Però ora che ho un secondino, un altro punto di ripristino, grazie. Aha. È un castello quello. Beh, sembrerebbe. Beh, di solito nei castelli c'è gente con cui posso interfacciarmi, diciamo così. La vera domanda è: entro qua adesso? Non torno qua a fare chissà cosa. Ma vedi, questa qui è una porta quadrata, quella laggiù una porta tonda. Mi piacerebbe sapere qual è la differenza. Questa è un'altra porta interdimensionale. Distretto abbandonato 8. Ah, andiamo. Davvero un castello. Beh, direi di sì.
vuole tornare tanto al World 13, non sai quanto. Ti apri? Assolutamente no. Interessante. Bella sedia, la vorrei anch'io. Molto carino. Già, non mi fido di questo posto. Siamo in due. Senti, ora va bene tutto. Va bene tutto. No! Scendi e fai l'uomo, me l'ha scritto Jacob, non ero mica reso conto. Jacob. Nice. Scendi e fai la meba. Abbiamo una reunion qua. Attenzione. No, più che altro è un po' che vado in giro, raccolgo materiali, cazzi e mazzi. Cioè, ora io non mi ricordo se c'ho il simulacro o meno. Infatti c'ho un simulacro. Mi vorrei andare un secondo dal nostro miglior amico. E fargli due domande. Bro. Viandante. Bella. A loro non piace che ti aiuti. Va bene, non cagare il cazzo. Simulacro? Certo. Ora ci abbiamo 6 cuori, prima cosa. 6 Estus e sono meglio di 5. Questo è poco ma sicuro. Chissà se è già a casa. Uguale, praticamente l'ho doppiato io quel bambino. Devo fare il doppiatore, basta. Ho un futuro. C'ho dei materiali strani. Forse posso creare qualcosa. Vediamo un po'. Eccola, il mio NPC preferito. Sarà meglio che ne valga la pena, viandante. Certo. Diamo un'occhiata. Forza. Eccolo qua. Due cose. Mod arma spara un proiettile altamente instabile che esplode, lasciando una scia di terreno incendiato. Minchia. Bello. E quest'altro invece... è l'altra arma. Ok. Va bene. Ciao. Ciao, bella. L'altra arma che però è tutta sarà un'arma principale, a noi non ci interessa. Che non sa già un'arma principale ed è fortissima. Beh, questa... Oh mamma, quanto ferro temperato c'ho! Le seghe. Vai. No, ci serve il ferro galvanizzato per aumentarlo ulteriormente. Cazzo. E qui servono i cristalli di illuminite. No. E anche per questo... Potrei aumentare lei. Lo faremo. Anche per adesso deve essere galvanizzata. Però perlomeno adesso ci sa. Un'arma corpo a corpo che se tiro un colpo fa. Cristallo di illuminite, eh? Chissà se c'è qualcuno che li vende. Perché con la balestrina mi ci sono un po' affezionato, devo essere sincero. Ehi, rieccoti. Cosa posso fare per te?
tiene compagnia. Eccoli qua, due cristalli di limonite. Comprati. Questo. Mi devi ancora due favori. Due favori? Ti ho appena dato una quantità di soldi infinita. Vieni va? Cosa posso fare per te? Potenziare la mia balestrina di merda. Mi servono 10 di ferro temprato. Abbi cura di te. Pezzo di merda. Lei li vende? Lei li vende. Ma ne vende 5 e basta. Vabbè, intanto compriamoli. Poi ad utilizzarli si vedrà. Questo è interessante. Questa è una delle missioni più forti del gioco. Che ti fa crittare come un maiale. Però peccato. Mi serve del ferro temperato e non ne ho abbastanza. Te che armi vendevi? Interessanti, ce l'ha questo qua. 55 per 5 colpi, 32 per 6 colpi, quindi questo ovviamente è migliore. Adesso c'è un colpo e basta, mi sembra un po' eccessivo. Questa è, penso, una delle pistole più forti del gioco. Sì, ti troverai bene. Sì, 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 sì. Non fare nulla di quello che fai. Bello. E adesso sto colpo qui, invece che fare 120, fa 210. Che è un po' ottimo. Allora, queste sono le camere dorate. Io provo a tornare al distretto abbandonato. Perché? Perché lì c'era un'altra strada. Che secondo me lì c'è un dungeon nascosto. Dove stiamo andando noi adesso è la via principale. Prima di prendere l'ascensore Vorrei andare qui. Vorrei andare. Per non parlare di quella ragnatela che c'è alla base della clinica di Josefka che non abbiamo preso. Fai il serio? Wow. Mi serve il ferro galvanizzato. Qui sopra ce l'ho già stato. Non ricordo. Mi sembra di sì però. Sì sì sì. Solo che poi mi sono buttato da quella parte e invece stavolta. Qualche altra brutta sorpresa? Ok. Avanziamo. Un'altra porta. Chissà dove porta. Ah, le battutone. Camera del consiglio, sì, ok. Tanto vale andare di là. No? Camera del consiglio, camere dorate.
Senti, qua adesso abbiamo due alternative: andare nelle camere del consiglio o andare nelle camere dorate. E io non so assolutamente dove andare tra le due. Non ne ho assolutamente idea. Quindi, nel dubbio, si torna nella clinica di Josefka e ci infiliamo nella ragnatela di sotto. Per protesta. Ok. Ci siamo. Senti, fuga. Anzitutto datti una calmata. Poi al villaggio contano su di me. Solo io sono in grado di salvarli. Cosa diavolo è questo? Sono là fuori che guardano. Non capisco. Io lì c'ho un puntino. Certo che morirei così. No, lì, qui c'è qualcosa che dovrebbe esserci, ma in realtà non c'è. Eccoci. Chissà se c'è sempre il nostro miglior amico. Nel caso in cui rimanessi intrappolato, non voglio essere circondato da questi affari. Devo essere sincero. Ok. E giusto giusto per sicurezza. Posso interagire in nessun modo. Questo sì che è strano. Non posso dormire. Il demone mi mangerà. Pieno di matti. Epidemia di follia. Non ricordo. Ma silenzio, grazie. Ops. C'è scritto qualcosa? 560. Potrebbe essere 560, eh. 561. Boh. Torniamo fuori. Opsi. Direi che quindi non c'è altro da pensare, nel senso, bisogna andare o da una parte o dall'altra, o alla camera del consiglio o alle camere dorate, una delle due.
Dove andiamo? Alla camera del consiglio, perché è quella più vicina allo spawn. Vediamo. Vediamo. Un altro oppure altare. Non fai nessuna delle due e quitti il gioco capa. È vero, potrebbe essere un'opzione. Se voglia di giocare a qualcosa, può essere un buon momento per quittare. Guarda come volano. Ma se mi sciacquo il viso, che succede? No, ho bevuto. Ho un bonus per 60 secondi. Arrivano. Ecco, di qua si esplora. Potrebbe essere un buon momento per fermarsi, effettivamente. Chissà cosa succederà quando andrò qua. Lo scopriremo nella prossima puntata. Se no continuo a farmare roba. No, no, no. È proprio questo il momento, perché chissà cosa succederà. Chi lo sa, per scoprirlo. Cosa c'è dietro a questa fantastica porta. Seguitemi domani sera nella prossima live Remnant. Ta-da-da-da!